Io a lei non riesco a stargli dietro in bici. E quindi si sfogava e tutto così. E poi quando di solito l'ho sempre chiamata, veniva, la legavo. Niente, mi veniva lì, faceva la pernacchia praticamente, scappava via. E con le ciabatte vieni fuori. Ciao! Ciao, buona vacanza, allora ci vediamo. Tanto dobbiamo vestirci e andare noi. Vuole che la risiamo? E in casa come si comporta? Distrugge tutto. Sì? Noi l'abbiamo messa a disposizione solo delle scarpe che può mangiare. Però poi riesce sempre a trovare qualcosa che non deve. Quando è da sola fa casino, quando è da sola, cioè ulula o abbaia, no niente. No, no, no. È molto silenzioso, è come cane, non è un che abbaia tanto. Vero? Non scusi noi. Se non dorme, dorme e fa pasticci, rompe tutto, mortizia. Soltanto quando non c'è nessuno. Quando sono cuccioli mordono tutto quello che c'è. Anche lei c'è stato un mese che ci ha distrutto tutto. Poi ha smesso. E la portavo fuori ore e ore e ore a sfogare, ma non c'era verso. Quando era da solo a casa faceva casino. Ma è stato solo un mese. Come vanno d'accordo? Stranissimo, si fa star sopra. Vabbè, che c'è la neve, stanno giocando. Quando giocano, che vanno d'accordo così, anche lei si può fare quello che vuole. Ho detto che con la neve gioca con tutto. C'è Blake che adora buttarsi in mezzo alla neve, sì. E l'altro a buttarsi sopra di me. Però si vede che a Blacky è più la neve che gli piace che egli. L'altro cane è solo la motivazione per muoversi. Però è vero, fa un po' paura. Chi? Chi fa paura?